Signore e signori, finalmente dopo 8 miliardi di giorni di pausa per motivi non ben definiti, no, ho avuto dei casini da risolvere, comunque per motivi non ben definiti che non stiamo a spiegare più di tanto, riprendiamo finalmente le nostre simpatiche live e stasera abbiamo da spiegare un po' di roba. Perché abbiamo fatto cose nel frattempo che, come si dice, nel frattempo che eravamo off camera, che non, per motivi tecnico-tattici non sono riuscito a fare le live, abbiamo fatto aggiornamenti, abbiamo fatto cose, abbiamo fatto fornaci fighe, abbiamo fatto un po' di roba. Allora, dunque. Perché non vedo rosa sta a fare? Oh, era arancione. Ah. Ti avvicini e diventa rosa. Mi mancava sta cosa qua quando ti avvicinavi diventava rosa. Non ci ho mai fatto caso. Scusate, c'è un affare in mezzo a un dente. Allora, dunque. Da dove iniziamo? Da dove iniziamo? Allora, dunque. Abbiamo tanta roba da spiegare e tanta roba da fare anche. Cos'è che c'è da fare là che non capisco cos'è? Riesco? No, non riesco a salire. Volevo dire una cosa, nella casa di fianco che vedevo una specie di altare. Vabbè, poi ci andiamo poi un'altra volta che sarà pieno di stronzi. Allora, dunque. Innanzitutto andiamo un attimo a vedere, tanto ho le asce pronte, andiamo a vedere i nostri alberelli come stanno, che intanto serve sempre la cosa. Ecco, anzi, già che siamo qui con calma e tranquillità, partiamo dall'alto di casa nostra per fare cose. Allora, dunque, qua è venuto giù il mondo, è venuto giù, aspettate solo un secondo. Che mi ha droppato un albero, mi ha droppato 5 alberi assieme, sono deficiente. Non pensavo mi droppasse 8 alberi tutti in blocco. Vabbè. Niente, mi si è rotta l'ascia, porca puttana. Allora, vediamo un attimo. Ce n'avevo un'altra, sì. Qua ci sarà un tronco da togliere. No, niente, ci è andata bene. Ci è andata bene, non c'è nessun tronco ausiliario da togliere. Molto bene. Sennò diventavamo scemi a cercare dove cazzo era il tronco. Questo qua era doppio. Ok, dovremmo aver tolto tutto. Benissimo. Allora, dunque, facciamo solo su schifo e poi ripiantiamo il tutto. Allora, 60 sapling addirittura. Quanta abbondanza, quanta abbondanza. Allora, dunque, c'è ancora questo. Ah, qualcosa sarà cascato giù, mi sa. Devo ricordarmi di metterci tipo una ringhiera o qualcosa. Quanta roba ce l'hai in alto? Non ci arrivo, non me la fa prendere. Una fanculascia. Vabbè, rimane là che se ne frega. Ah, ripiantiamo il piantabile. Allora, questo. Liscio, lisciato malissimo. Qua ce ne sta ancora uno, sì. Così, qua lasciamo un po' di spazio e poi ci sono questi qua del coso. Ok, tiriamo via anche questi. Questi qua, gli alberi della sgomma ci servono sempre. Molto bene. Quanti abbiamo fatti su di sapling? Solo 6. Ah no, ok, sono arrivati anche gli altri. Allora, questo. Tanto vedo che ho dei problemi con la chat perché continua a dirmi ti diamo il benvenuto alla chatroom, ti diamo il benvenuto alla chatroom e non capisco il perché. Solo 8. Pensavo che me ne droppasse di più. Vabbè, pazienza.
Tanto qua sono già cresciuti alberi, ma non mi metto di certo a raccoglierli adesso. Tiriamo su un po' di canna da zucchero che abbiamo scoperto che serve come il pane quando c'è da fare, quando per la carta, che un botto di roba si fa con la carta. Allora, eccoci qua, l'aia. No, aspetta, prima devo fare questo. Allora, qui dobbiamo fare questo e questo, poi questo e questo, questo e questo. Poi ci rifocilliamo di carbone tutto e va fanciufolo. Molto bene. Allora, qua adesso bisogna mettere a posto questo, 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 questo. E il carbone, vediamo un po'. Facciamo, aspetta, facciamo così. Così, tac, tac, tac. Poi facciamo questo. Questo e questo, perfetto. Questo qua lo mettiamo qua da parte. Molto bene. Allora, signori, allora. Purtroppo è ancora abbastanza deserta la live stasera. Si vede che è domenica, la gente è uscita, è andata a fare cose. Ma noi dobbiamo procedere con i nostri malefici piani. Allora, partiamo con le spiegazioni. Allora, dal piano di sopra, come avete visto, abbiamo praticamente no, questo piano qui è ancora in tonso, non abbiamo ancora fatto niente, a parte mettere tre fornaci per fare carbone, il charcoal per gli amici, e due casse per mettere dentro i sapling e gli oggetti, cibo vario ed eventuale, che adesso ho ancora un po' di cibo residuo dai trascorsi precedenti, perché per mia fortuna non ho più avuto incontri molesti nelle mie miniere, anzi ho avuto un paio di incontri molesti, però diciamo che non sono stati così tragici come le prime volte che dovevo mangiare in continuazione per riuscire a sopravvivere. Al piano superiore, a parte la bestia abnorme che è cresciuta, porca puttana. Dicevo, al piano di sopra invece abbiamo finito di ricoprire con il grass, con la nostra simpatica erbetta per facilitare la coltivazione dei campi e tutte queste belle cose. E abbiamo aggiunto questa simpatica, non è una farm, però io la chiamo farm, questa farm manuale di canne da zucchero che purtroppo in un paio di crafting, e dai, questo fare qua in mezzo ai denti, porca puttana. In questa fase di crafting manuale, che di primi oggetti che dovevamo craftare, c'era un paio di cose da craftare con la carta, e ovviamente noi eravamo abbastanza scarsi. Adesso ne abbiamo fin troppa, però meglio abbondare che deficere, come si suol dire. E niente, mi sembrava che non ci fosse l'altra volta. Ho messo la recinzione per evitare di cadere male. Quando faccio, guarda, avevo dimenticato una fase. Quando faccio cose, tranne qua, che qua, beh, qua c'è il rischio di cadere, ma pazienza. Devo solo stare attento quando salto di qua, così almeno quando se tirasse qualche laggatina il server e company, rischio di non corro il rischio di cadere rovinosamente da 8 miliardi di piani di altezza. Perché già che si muore facile, non mi sembra il caso di continuare ulteriormente a morire per delle cazzate, ecco. Quindi meglio avere una barriera in più che una bestemmia in meno. No, forse non era così che funzionava, ma va bene lo stesso. Vabbè, comunque, dicevo, il piano inferiore qua non è ancora toccato niente, a parte queste due casse. Al piano di sotto invece abbiamo un po' di modifiche fatte. Cose, persone, animali e città, perché abbiamo fatto praticamente. Allora, dunque, i drawer, questi qua con la fuffa, cioè gli oggetti di merda,
Con questo qui, il basic drawer della... Porca puttana che non me lo fa cliccare. Abbiamo aggiunto un oggetto di questi qua, un upgrade di quelli d'oro, che dovrebbe, se non mi ricordo male, aumentare di 3 volte il quantitativo di oggetti che possono essere tenuti dentro al drawer. Dovrebbe tenerne 2048 il drawer se questo qua moltiplica per 3. No, ho detto una cazzata, moltiplica per 8. Il per 3 non esiste. Moltiplica per 8, quindi sono 2048. Se fosse il doppio sarebbero 4096, quindi se 4096, quindi 8192 dovrebbe tenere 16.000 e fischi, adesso 16.656, adesso non me lo ricordo a memoria il numero, comunque tiene un botto di roba questo. Siamo già a 11.000 di cobblestone e voi vi chiedete dove cazzo è tirata su? Sapessi. Abbiamo scavato amichevolmente sotto casa, adesso vi farò vedere anche quello. Poi abbiamo già con la schiera di alberi che viene di sopra, abbiamo fatto una chilotonata e mezza di drawer, alcuni già utilizzati, alcuni vuoti pronti per essere utilizzati. Poi qua sotto le casse ci sono allora, questi oggetti qua, se non me ne ricordo male, sono gli oggetti che devono essere lavorati con la Tech Reborn barra Grektek barra chiamatela una cazzo vi pare, perché non c'è possibilità di utilizzarli facendoli cuocere. Quindi non si possono utilizzare per adesso. Questa qui c'è la galena, che questa qui è parente con la cassa qua di fianco, solo che la galena siamo sicuri al 2000% che ci tira fuori due oggetti utili, che sono il silver e il piombo, che abbiamo faticato tantissimo a trovare. Qui abbiamo il rubino, redstone e cinnabar che ci danno il rubino, forse no, il rubino ci dà soltanto il rubino. Però la redstone, e il redstone ci dà ovviamente redstone, invece il cinnabar ci dà una parte di redstone, c'è qualcosa di redstone nel cinnabar, quindi è qua pronto da smeltare in caso di buonanotte, all'occorrenza. Qui abbiamo la sodalite, lapis e lazurite che dovrebbero darci tutti oggetti simili al lapislazzuli, però mi hanno detto che a inizio server, non, cioè inizio server, a inizio Grektek, non servono. Stessa cosa per l'alluminio, teoricamente serve, ma per fortuna avendo una lavorazione un po' più avanzata non è molto per la quale. C'è il tin che mi serve da matti, che non ne ho trovato manco per il cazzo e ne ho soltanto 16. Non ho un modo di raddoppiarlo, quindi purtroppo sto tin lo dobbiamo far fondere così. E buonanotte. Poi abbiamo cosa abbiamo qui? Il quarzite, nether quartz ore e certo quartz ore che non vengono utilizzati per ora. Qui abbiamo avanzato del copper, della malachite e della calcopirite che un po' abbiamo smeltato, un po' non abbiamo fatto tempo a fare cose. E nel primo slot c'è il banded iron ore che non abbiamo, cioè ho utilizzato quasi tutto l'iron che avevamo tranne questa strisciata qua che l'ho tenuta da parte. Metti caso che riesca, non penso proprio, ma metti caso che riesca ad arrivare a una duplicazione semplice anche degli ore. Almeno mi raddoppio già tutta questa strisciata di iron, nonostante ne abbiamo già un bel po', ne abbiamo 2400 e fischia, quindi tanta roba. Una cosa che ci scarseggia tantissimo, come stavo dicendo prima, è il silver, il piombo, il tin che è di una scarsità improponibile, l'oro ce la siamo aggiustata abbastanza bene, i diamanti improponibili da trovare, non ho trovato diamanti neanche piangendo. E questi qua non mi ricordo che cazzo sono, però pace. Magnesio e nickel forse, mi sembra di ricordare, aspetta. Magnesio, quello rosa, e nickel, quello violetto. Solo che il nickel purtroppo adesso probabilmente non l'ho raccolto perché non serviva subito. Dovrei avere del nickel sulla mappa, adesso non mi ricordo più dove, ma mi sembrava di avere...
Nickel, eccolo qua, nickel cobaltite, vedete questo, non, no, anche ingrandendo non si ingrandisce questo cazzo di numerino di merda. Comunque nickel cobaltite, questo qua, l'abbiamo già trovato, quindi va bene così. Poi, cos'altro abbiamo? Ah sì, mi sono messo un paio di, come potete vedere, ma è abbastanza palese, mi sono messo un paio di segnali qua sulla minimappa per capire dove sono gli oggetti. Per capire dove sono gli ore e tutte queste belle cose, perché alcuni li ho trovati in superficie e ho la miniera praticamente a cielo aperto, nel senso che vedete, c'è la scaletta qua sotto che scende, con questo come anche questa qua e più anche qualcos'altro, adesso non mi ricordo più, adesso si vede un po' meglio. C'è la bauxite, l'ho trovata scavando sotto, gold magnetite l'ho trovata anche sta qui scavando sotto, mi sembra, perché ho visto da fuori il coso. Il nickel cobaltite è sottoterra, quindi non sono entrato da sopra. Il redstone lapis mi sembra di essere entrato da, no, il redstone lapis è quella, è una cosa abnorme sottoterra. Questo è il copper che stavo scavando ultimamente. Qua c'è un altro copper e qua c'è addirittura del petrolio solido, però abbiamo il petrolio, quello contenuto dentro la redstone. Poi abbiamo ancora dell'iron, nonostante ne avessi già portato via un bel pezzo. Abbiamo dell'iron qua sotto e qua abbiamo la betonite, glauconite, magnesio e altre minchiate varie che non ho ancora tirato su. Questi qua sono gli ore che ho trovato fino adesso nelle vicinanze di casa. Invece qua, che non l'ho segnato, in questa zona è sotto il chunk di casa mia, quindi se io sono qua, quindi vuol dire che casa mia è questa qua, casa mia, questi quattro chunk qua, all'incirca in questa direzione qui, in questo punto qua, c'è l'unica vena di silver che ho trovato, che ho già anche ripulito. L'unica vena di silver che c'era era qua, che adesso l'ho già cancellato come waypoint. Purtroppo c'era solo quella, non si poteva fare diversamente. Non ne ho trovate altre per il momento. Troveremo poi il modo di qualche, non so se qualcuno qua sul server, quando ci saranno poi a giocare, ci dà qualche consiglio. Vedremo poi di trovare qualcosa. Una cosa che mi sembra fin strana, che molta gente, gli altri miei compagni di gioco, diciamo, di questo server, sono molto più avanti rispetto a me, però mi dicono che non trovano gold. Ma io onestamente ho coal, magnetite e gold, coal, gold e magnetite, magnetite e gold, cioè io lo trovo abbastanza frequentemente il gold. Io non so quanto ne serva. Poi, diciamo, a livelli avanzati, con la grattacazzo di Grektek in mezzo ai coglioni, non so quanto ne serve di preciso, però a me sembra che sia abbastanza, come si può dire, sia abbastanza frequente il gold. Anzi, io ho una carenza epocale di silver invece, cosa che invece gli altri non si sono mai lamentati di questa cosa. Onestamente non ho una spiegazione ufficiale da darvi, quindi per il momento ce la teniamo così. E niente, adesso noi andiamo avanti con la nostra questione dopo aver visto questa simpatica mappa. Altre cose qua fatte al piano di sopra, abbiamo gli autocrafting, vabbè, forse li avevate già visti, alcuni fatti, alcuni non fatti, alcuni in forse. C'è un po' di roba già prefatta, prefabbricata. Questo è vuoto, qua, questo qua è vuoto. Abbiamo aggiornato le fornaci da copper, le abbiamo passate a gold. Qui abbiamo degli altri crafting che abbiamo utilizzato per andare avanti nel gioco. Qui abbiamo tutti gli attrezzi vari ed eventuali, gli attrezzi tecnologici, le pinze, i martelli e le minchiate varie, tranne quelli che magari ho utilizzato, tipo qua dentro, no, dov'è che era qua dentro che avevo le pinze, la sega, poi qua avevo il cacciavite, tutte queste belle cose, quindi le avevo messe un attimo là perché mi servivano. E invece di qua abbiamo tutta la roba tecnologica. Per la questione della tecnologia vi devo fare un discorso a parte, lo faremo a brevissimo.
Invece, per quanto riguarda il pian terreno, non c'è nessun cambio tranne questo, che è come l'hanno chiamato gli altri, forse la cacciatore che l'ha soprannominato il muro degli Or, ovvero praticamente mettere su una parete di casa tutti gli Or che vi servono da cercare, alcuni addirittura li potete anche comprare. Perché come si dice, vi aiutano a cercarli quando siete sottoterra. Nel senso, voi siete col vostro scanner, no? Come sapete, questa Gretchen di merda ha messo sto scanner del cazzo, che serve per trovare gli ore sottoterra, perché non potete scavare, tra virgolette, a cazzo di cane come una volta. Per dire, la redstone non spawna mai. Vabbè, la redstone è un caso patologico a parte, perché è l'unica vena di minerali che spawna effettivamente a profondità elevate, come dice anche il libro qua il questbook. Però per dire, noi possiamo trovare il gold ad altezza terreno, come possiamo trovarlo anche ad altezza zero. Stessa cosa per il copper, per il silver, per tutto. Qua la maggior parte degli oggetti lo potete trovare a qualsiasi degli oggetti, scusate, la maggior parte degli or la trovate a qualsiasi livello. L'unica cosa che non riuscite a capire è dove sono, perché voi magari vi va di sfiga che camminate per 8 miliardi di anni e non trovate assolutamente niente. Buonasera Indra, buonasera. Ho letto giusto, Indra, sì, 4170, doppio underscore 4173. Dicevo, praticamente questo scanner ha dei moduli al suo interno. Noi cosa abbiamo? Di base lo scanner parte con common ore e rare ore e il range dello scanner, perché altrimenti non funziona. Voi praticamente che cosa dovete fare? Dovete craftarvi lo scanner module block, che non è semplicissimo perché c'è sta Gretchen in mezzo, cioè questa Gretchen di merda in mezzo ai coglioni. Però praticamente voi togliete il common ore e il rare ore come modulo e inserite il modulo per i blocchi. Il modulo per i blocchi, se lo prendete in mano, vedete che ha. Adesso devo passarci il mouse sopra. Allora, dunque, dal 19 giugno ti sei, 19 giugno, quindi tu aspetta, 19 giugno, quindi stai parlando dell'anno scorso. Probabilmente non ti ricorderai manco di me, no, manco te. Sì, effettivamente, qui sul nome si vede la data. Ah, sì, non mi ricordavo più. Aspetta un attimo, non mi ricordavo sta roba. Ti segue dal 19 giugno 2020. Hai perfettamente ragione. Perdonami, non me lo ricordavo. Cioè, o quando segui le live sei sempre in bosco. Aspetta, Indra? Ho il dubbio amletico, perché qua non c'è scritto Indra, ma sembra quasi da donna il nome, però nulla è reale, tutto è lecito in questo mondo, quindi potresti anche essere un ragazzo. Comunque sì, c'hai ragione, 19 giugno effettivamente non hai tutti i torti. Comunque dicevo, ecco, no, prima di andare avanti con questa cosa, ma se mi segui dal 19 giugno, perché sei sparito per X tempo? Cioè, magari poi segui le live. Ah, sono stato fuori da Twitch per un annetto. Ok, perfetto. Maschio, ok, perfetto. No, pensa, il nome Indra, non so, mi viene in mente da associarlo più a un nome di. A un nickname da donna, cioè senza offesa. Non, se fossi, se ti fossi chiamato, se avessi il nome Indro, era ovvio che ti dicevo benvenuto, senza dubbio. Però alle volte con Indra non capisci mai se sono tipo le iniziali del nome o.
non so, non capisci mai come vengono fatti questi nickname, quindi è un po' amletica la cosa. Comunque dicevo, a parte il dubbio sul nome, vabbè, hai avuto casini con la scuola e compagni, quindi anche tu fuori da Twitch per un annetto è tanto, effettivamente è tantino. Non penso sia cambiato più di tanto Twitch nel frattempo, cioè, non, di aggiornamenti sul regolamento di Twitch non ce ne sono, che io mi ricordi, di grossi aggiornamenti. Quindi, a parte forse qualche accordo legale per la questione lì che hanno dato un giro di vite agli streamer che mettono fuori le tette o cose del genere, o ai canali un po' più tra virgolette spinti, magari che parlano un po' più scurrile, che hanno dato qualche giro di vite in più per delle segnalazioni o per cosa, di grosse novità che io sappia non mi sembra di ricordarne, ecco. Comunque, dicevo, tanto piove, governo ladro, piove e vedo le stelle, quindi la cosa non è molto normale, ma va bene lo stesso, perché questo è Minecraft e quindi va bene così. Ma davvero piove con le stelle? Ma siete seri? Ma scusa un secondo, eh. No, che roba strana. Qua le stelle non si vedono. Se poi vai in casa, guardi fuori e guarda che bug che abbiamo. Colpa del patriarcato se piove. Dai. Ecco, un piccolo bug di Minecraft che abbiamo involontariamente. Probabilmente era già conosciuto sto bug, ma io me ne sono accorto soltanto adesso. Da dentro i vetri vedi il cielo con le stelle. Invece se vai fuori, appena vai fuori, anzi, appena sei con la testa al coperto, vedi le stelle. Appena metti la testa fuori, non vedi più le stelle, vedi? Op. Qualche appena stai per fare il cambio di quadretto, che hai la testa coperta, non lo so. Sì, Minecraft moddato, esatto, Minecraft moddato. Siamo su un server, anzi, a proposito, già che sei qua te lo dico, perché è da una vita che non segui più le mie live. Adesso non so se tu sei a conoscenza della famosa, per modo di dire, buona, cara e vecchia Geek Battery. Anni e anni fa, sulla piattaforma rossa, io ed altra gente avevamo fondato, diciamo, la Geek Battery, che è un gruppo di stronzi che faceva video precaricati, non in live, ecco, per capirci. E io con questi miei amichetti, poi vabbè, per motivi di lavoro, studio, minchiate varie, ci siamo praticamente persi, non abbiamo più collaborato, non abbiamo più fatto niente, ognuno ha preso la sua strada. Adesso combinazione è da circa, boh, cos'è, 3 mesi, 4 forse esagerando, ben non con tutti, ma nonostante ci siamo parlati così in una balla e l'altra, però i più resistenti, diciamo, del gruppo, tra cui c'è io, Carb, il signor Okrama, Vimbor e penso basta, perché poi gli altri, bene o male, sono un po' spariti. Abbiamo ricominciato a giocare sui server di Minecraft. Questo server qua è nostro e la cosa bella è che su questo server possono entrare anche i sub dei nostri canali. Ufficialmente di gente che fa live siamo io e Okrama e Max dei Bero Fronzo. Quindi teoricamente se lasci la sub a uno di questi tre a uno di questi tre canali, il mio di Okrama o il mio o quello di Okrama o quello di Max, ti garantisci l'accesso al server. Per fare la sub non è richiesta quella ufficiale di Twitch, puoi anche fare la sub col Prime, se fosse quella gratis che ti dà insieme ad Amazon praticamente. Se tu colleghi Amazon con Twitch, ogni mese hai una sub gratis da dare a chi vuoi. Se per caso ti interessa venire a giocare a moddato, purtroppo a mio malincuore abbiamo la Gregtech in questo server attualmente.
E quindi nì, nel senso è un po' complicato sto pack. Avete là? Quella mod di merda. Si chiama Gregtek, purtroppo. Gregtek, praticamente è una mod che complica tantissimo i crafting di tecnologici. Adesso ti faccio vedere, perché intanto stavo andando avanti a spiegare cosa ho fatto off camera, perché ho fatto un paio di giorni di pausa forzata della live perché ho avuto un po' di casini da risolvere, casini imprevisti, e quindi non sono riuscito a fare cose. Comunque, ti faccio un rapido riassunto. Questo qui è un non ha una questo modpack è fatto tra virgolette bene, ma non ha una storia vera e propria. Nel senso, questo mondo qua, che dovrebbe essere l'Overworld, il classico Overworld, adesso ti faccio vedere anche la mappa, è chiamato Lost Cities. Praticamente è un mondo quasi totalmente, quasi, perché come puoi vedere ci sono ancora delle zone vanilla, tipo questa anche, e un pezzettino qua sotto. È un mondo fatto di grosse città, chiamato Lost Cities, che praticamente sono delle città abbandonate penso tipo millenni o cose del genere, e tu praticamente devi sopravvivere devi sopravvivere in questo mondo, però con la problematica che tutti i crafting per la sopravvivenza standard del mondo sono più complicati rispetto al normale. È un modpack di quelli proprio stronzi, quelli da non rushare praticamente, perché avevamo già un server di Minecraft prima, che adesso onestamente ho un pelo abbandonato anch'io, perché abbiamo, tra tutti, tra una minchiata e l'altra, abbiamo rushato, anche se io non l'ho rushato fino in fondo, l'ho rushato abbastanza bene, e sono arrivato a un certo punto che c'era troppa roba e al tempo stesso troppo poca roba da fare. Allora ho deciso di complicarmi la vita e sono venuto qui a bestemmiare contro la Gregtek, che è questa mod iper tecnologica, iper rompicoglioni. E ho appena iniziato, ho iniziato da poco, ho iniziato da, boh, penso una settimana più o meno a fare le live su questo server, e che è abbastanza complicato. Comunque, adesso, finito il mega riassunto, diciamo, vado avanti con il recap di quello che ho fatto in questi 2 giorni di off camera, perché sennò non mi ricordo più dove sono arrivato, divento scemo. Comunque, ero arrivato ai moduli. Ecco, per i moduli praticamente abbiamo questo modulo che è craftabile, diciamo, manualmente, quindi ve lo fabbricate a mano, anche se complicato come al solito. Praticamente cosa fa questo modulo? Voi prendete in mano il modulo, cliccate su uno di questi ore che vi serve, per dire, adesso io con mia azione ho cliccato, l'ultima volta che ho cliccato sul copper, perché non mi ricordavo, perché praticamente ci sono delle vene abnormi, però sono talmente sparse per il mondo, come dalla mappa, che alle volte prendi la via sbagliata e non sai più dove cazzo è il copper. Quindi cosa fai? Vai con lo scanner e vai a cercare. Adesso io poi, per comodità, mi sono fatto furbo tardi, però ho fatto praticamente che mettere tutti i waypoint dove trovavo le vene di minerali. Prima invece è una cosa che non avevo fatto, quindi è mia colpa, ho dovuto ricercare alcuni oggetti, alcune vene di oggetti che avevo già trovato. Comunque, a parte questo, che cosa facciamo? Praticamente, noi apriamo lo scanner con Shift tasto destro e andiamo ad inserire il nostro modulo, in questo caso, vabbè, del copper, perché stavo cercando il copper l'ultima volta, all'interno, e avviamo la ricerca dell'oggetto. Ovviamente ci dirà che non c'è niente qua attorno, perché, come potete vedere, non c'è, a parte quello che ci evidenzia il copper.
vedete che non ci evidenzia niente perché non abbiamo una vena di copper nelle vicinanze. Se invece per dire qua vicino a casa nostra c'è del gold, magnetite gold a 54 metri, c'è la probabilità che là in fondo si illumini il pavimento di arancione, perché di arancione, scusate, detto la cazzata. La magnetite gold si illumina d'oro, di un colore dorato, perché noi mettiamo magari il gold, altrimenti forse con la magnetite classica, che dovrebbe essere questa qua, che è quella del ferro, dovrebbe invece illuminarsi di grigio, una roba del genere, adesso non mi ricordo più esattamente. Comunque, o si illumina di grigio acceso, quel bel grigio acceso, grigio chiaro, grigio quasi bianco, o si illumina d'oro a seconda del materiale che avete inserito. E niente, praticamente mi hanno detto: guarda, fatti il muro del pianto, cioè il muro del pianto l'ho soprannominato io adesso, fatti il muro degli or con tutti gli or che trovi o quelli che compri, perché così almeno quando devi andare a recuperare qualcosa, ti selezioni l'or che ti serve e vai a colpo sicuro che quando lo scanner ti evidenzia qualcosa, sai che è quello. Perché con lo scanner, con lo scanner, questo qua diciamo base, questo qua con il common ore e con i rare ore, ti evidenzia praticamente qualsiasi vena di materiale qualsiasi vena di materiale, può evidenziarti anche del core, adesso qua non ce l'ho. Può evidenziarti anche del core che non ti serve assolutamente a niente, anziché evidenziarti per dire, non so, del copper che ti serve. E quindi vai, tra virgolette, vai un po' in confusione, diventi scemo e non riesci a trovare quello che ti serve subito al primo colpo. Invece, facendo la selezione dell'ore è più facile. E niente, adesso io ho cercato un po' di cose così. Per quanto riguarda, sì, no, è onesto allo scanner anche perché non consuma tanta corrente. Guarda, l'utilizzo dello scanner il range, che deve esserci almeno un modulo di range, ti consuma 100 di corrente e 100 di corrente per il singolo ore. Se invece fai la scansione common ore più rare ore, ti consuma 100, 175, 275 di corrente. Infatti io, questo mio simpatico scanner, ha una capacità di corrente di 500.000, penso siano RF o EU, adesso non so di preciso. Ne ho utilizzati perché poi, visto che consumava poco per fortuna lo scanner, allora l'ho spammato un po', ne ho utilizzati soltanto praticamente 27.000, via, 27.000 RF o quelli che sono. E onesto, dai, non potrei spammarlo ancora per un po' per cercare oggetti, però per il momento mi sono fermato perché dobbiamo andare avanti con il questbook. Per quanto riguarda il questbook, è un albero di Natale attualmente perché, come vi dicevo, negli ultimi 2 giorni ho, tra virgolette, rushato. Perché anche se non si riesce a rushare con la Gregtex, sappiatelo, ho rushato un po' di cose, nel senso che tutte le quest che riuscivo a completare negli ultimi giorni craftando gli oggetti di base le ho fatte, perché altrimenti non mi asciugavo più, avrei perso. Considerate che tutta questa roba qua che vedete lampeggiare in azzurro l'ho fatta in 2 giorni. Buonasera signor Vimbor, buonasera. Ecco, vedi Indra, Vimbor è uno dei membri di Allergic Battery che non fa live su Twitch, però gioca insieme a noi sul server e attualmente Vimbor è ancora sul server vecchio, quello che io ho abbandonato in precedenza. Va bene Indra, va bene. Mi fa vedere l'item che dici che fa da builder, te lo faccio vedere subito Vimbor. Però devo andartelo a cercare nel questbook perché non ce l'ho sotto mano. Aspetta solo un secondo. Dov'è? Aspetta, non è questo. Aspetta che te lo cerco. È questo qua. Si chiama Inspector Gadget.
Praticamente ci sono quattro oggetti, uno che è The Extraction Gadget, l'altro che è il Copy Past Gadget, l'Exchanging Gadget e il Bidding Gadget. Vimbor, che io sappia, non so di preciso come craftabile o bestemmioso. No, craftabile. Questo qui è il The Extraction Gadget. Aspetta, facciamo un attimo, chiocciola. Buildings, ok. La mod si chiama Building Gadgets. Però potrei anche pensare che mi era peccato io. Attenzione. Allora, dunque, qua abbiamo. Non so, allora ti dico, non so come funzioni tutta questa roba perché abbiamo. C'è la Gregtech di mezzo, quindi non so come funzionerà. Comunque, il Building Gadget si fa con iron, diamanti, ferro, redstone, lapislazzolo e basta. Ti dico subito che è craftabile, ma i diamanti sono molto rari in questo pacchetto. L'exchanging gadget si fa con stessa roba, tranne che non c'è, no, niente, si fa con gli stessi oggetti. Il copy past gadget si fa con gli smeraldi, che gli smeraldi sono trovabili su Minecraft, quindi anche se c'è la Gregtech sono trovabili. Poi c'è questo template manager che non è ancora, non ho ancora craftato niente di questo Vimbor, quindi non so dirti di preciso se quanto sia funzioni. Il template non mi dice il crafting, quindi presumo sia generato dal template manager, presumo io, e l'extraction gadget che si fa con le ender pearl al posto dei lingotti di d'oro, mi sembra, no, al posto di smeraldi o dei diamanti. Guarda, io ti dico subito che purtroppo, ma ti faccio vedere quanti, non ho cercato fisicamente i diamanti. Però sappi che io per adesso, e non li ho ancora usati, ho trovato soltanto 3 diamanti. Ho paura che sia un po' complicato trovare diamanti. Adesso poi vediamo un attimo. Allora, dunque. Diamond. Allora, per i diamond c'è il diamond ore, che non, se, non, è craft, non ti dice dove cazzo è il diamond ore. Eccolo qua, Gregtech Community. Allora ti dice che praticamente i diamanti spawnano tra meno 5, tra 5 e 40 di altezza, e spawnano sia nella World che nella Lost Cities. L'update di Diocrama, no, perché non sono ancora andato a casa di nessuno. Non sono ancora andato a casa di nessuno in questo server perché è un po' incasinato. Cioè, nel senso, dovresti avere praticamente il jetpack che io non ce l'ho. Devo ancora craftarlo perché è un po' complicato come cosa. Comunque, praticamente i diamanti si possono trovare, il problema è che sono alquanto rari. Se li trovi, se riesci a beccarli, ne trovi 20 per volta. Quindi di questi Diamond Ore ne trovi 20 per volta. E per ottenere il diamante basta fare come tutti gli ore in questo modpack, basta far cuocere il Diamond Ore o quello che è qualsiasi ore della Gregtech. Lo fai cuocere e ti dà praticamente tipo la vena di redstone dell'altra volta. Guarda, la vena di redstone dell'altra volta è parzialmente inserita in questa cassa, che adesso te la faccio vedere. È questa cassa qua, che non l'ho ancora tirata via tutta perché non avevo tempo barra voglia di tirarla via tutta. È molto densa quella vena di redstone che ho beccato. A parte che l'ho già utilizzata, ne ho 278 qua adesso. Ed guarda, già che sei qua, te la faccio anche vedere. Proposte indecenti per Vimbor, te la faccio vedere. Te la faccio vedere in diretta. Tanto poi ti faccio vedere anche tutte le altre varie miniere che ho trovato. Allora, questo dovrebbe essere di qua, se non mi ricordo male. Eccola qua.
C'è ancora, è un po' più, è un po' ridotta, è leggermente ridotta, ma c'è ancora. È una cosa abnorme. È densissima di oggetti, va anche oltre, va anche addirittura di là. Scavalla praticamente scavalla un fossato. Io intanto qua ci sono già passato, ripassato. C'è un tunnel che esce da qua sotto, va dall'altra parte. C'è un altro, ma è enorme, è esatto. È veramente enorme, guarda, anche qua in alto continua. E poi per di più, ma l'ho visto che lo fa molto spesso questo tipo di generazione degli ore. La redstone è sempre vicina o attaccata ai lapislazzuli. Vabbè, che si chiami sodalite, che si chiami lazzurite, che si chiami lapis, sempre lapislazzuli sono, eh? Non è che ci andiamo tanto distante. È veramente enorme, è una cosa proprio obbrobriosa, è una cosa immensa. Basta vedere qua. Beh, qua adesso qua a una certa finisce, però considera che sono tutti strati densissimi di redstone e praticamente qua ne hai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, qui hai 15 layer di redstone da scavare praticamente. È una cosa abominevole. E invece no, Vimb, non c'è la vein miner, però c'è l'iron mining hammer che ti fa rompere, se riesci a vedere come vengono evidenziati i blocchi, vedi, ti fa rompere praticamente 9 blocchi. E viene via abbastanza velocemente anche, non dà troppi problemi. Basta che ti scarti via tutta la merda di cobblestone che ti arriva addosso. Guarda, Vimbor, per adesso c'è il 3x3. Poi, probabilmente, da quello che mi ha riferito gente che ci gioca più di me a questo pack, tipo Krama, ha detto che lui ha già tipo il Void Miner o una roba del genere. Ma lui è molto più avanti rispetto a me. Lui è, penso, alla seconda pagina della Grektek, ha già gli oggetti quelli avanzati. Invece, giusto per farti gradire, questa qua è una vena di copper che è meno densa rispetto alla redstone, è leggermente meno densa perché vedi che c'è più coso, c'è più stone in mezzo. Però anche questa qui è bella grossina. Questa qua è bella grossina, guarda, c'è tutta la. Ne ho già raschiata via un po'. Ho già raschiato via praticamente 3 layer, 4 con questo qua che era più piccolo. E poi ce ne sono ancora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 con questo qua. 15 e 16. Quando trovi le vene del materiale sono veramente cicciotte. Il problema è che con la Grektek ti finiscono molto presto gli oggetti. Ma guarda, Vimbor, se vuoi scaricarlo, scaricatelo. Cioè, non è malvagio come modpack. Ci metti tanto a fare. Qua c'è un'altra vena di iron che non ho ancora guardato quanto sia grossa, ma deve essere una cosa abnorme. E invece, ecco, guarda, se non casco dentro, questa qua. Vedi questo vuoto abnorme che c'è qua attorno? Questo qui era tutto ferro. Io in casa ho 2000 blocchi, ho 2000 blocchi di 2000 lingotti di ferro, più quelli che ho già utilizzato, erano tutti qua dentro. C'è una vena di ferro così grossa, ho trovato. E tanta roba. Ce ne sono delle altre simili, tanta roba. E no, ti dicevo, se vuoi provare a scaricartelo, provaci, cioè non cioè al massimo fai come ha fatto Max, come ha fatto Tarth, come ha fatto chi è che è entrato e non ha giocato. Time Played, tipo Tarth, Black Avatar, Max, Luca De Castle, Calcimatti ha giocato soltanto 3 ore e cosa hanno, vedi, hanno giocato poco e l'hanno mollato qua, poi c'è, cioè, senza offesa. Lo so, Vimbor, c'è una differenza abissale, ovvio che quando, ma in tutti i modpack, quando
quando ricominci da zero è abbastanza ovvio che ci si deve mettere un attimo in quadro prima di iniziare a fare cose. Considera che io stasera, con gli oggetti che ho nell'inventario, che adesso devo ancora andare avanti a spiegare, riesco a fare la prima corrente e ho giocato per 24 ore quasi. Ho giocato quasi un giorno, tra live, non live e mining selvaggio, che ho fatto principalmente oggi pomeriggio e ieri. Però sai, la soddisfazione di avere 2000 di che so figo, 2400 di ferro, no, davvero, Vimbor fino a quando non vede scritto 10K non è soddisfatto. Comunque, a parte le cazzate, ti faccio un attimo vedere com'è strutturato il nostro simpatico pacchetto di quest line, per farti capire. Vabbè, Genesis ti fa fare no, tu non vedrai tutto questo, ti si sblocca man mano. Tu praticamente vedi quattro oggetti, vedi solo una roba del genere. Quattro quest qua di fianco, tavolino, iron e forse fornace. Un milione, grazie. Ok, perfetto, capisco. Comunque, praticamente all'inizio ti dà le prime informazioni. La Void Cake, perché volendo puoi utilizzare il mondo Void per costruirti casa, o cose del genere. Ti dice come funzionano i drawer, ti dice che ci sono diversi tipi di iron, perché c'è la Grektek che ti fa cuocere due volte l'iron per renderlo più strong, più duro. Ti dice che ci sono gli Omnicoin, che sono il sistema di, come si dice, di pay to win, tra virgolette, del pacchetto, che tu fai le quest, ti dà dei coin per aver completato le quest, e tu dalle quest, cioè dai coin, se ti manca, per dire, come nel mio caso, il silver, lo compri, e una volta che hai comprato il silver, te lo vai a cercare nell'overworld e tutte queste belle cose. No, non c'è l'ex Nilo, mi sembra di no. Non ho visto setacci strani. No, c'è l'extra utilities, no, l'ex Nilo non c'è. Questo qui deve essere uno degli obiettivi di endgame, se non mi ricordo male. Beh, ci sono alcuni oggetti che sono. Cercavo già via d'uscita. No, dovrebbe esserci un miner da qualche parte. Aspetta, eh. Ecco, vedi, ci sono questi miner qua strani. Si chiama. Questo qua si chiama esattamente Basic. Dove cazzo l'ho visto prima? Basic Microminer Guidance System. Non so come funzioni perché non ci sono ancora arrivato. Però dovrei arrivarci relativamente in tempi brevi. Relativamente in tempi brevi, perché praticamente nella. Adesso ti faccio un attimo uno spoilerino al volo. Questa qui è tutta roba di Grektek, sappilo. C'è una tab, si chiama Early Game, dove ti fa craftare, come uno degli ultimi oggetti che ti fa craftare seguendo la quest line, se la trovassi, o forse è già nel mid game. Eccolo qua, il Microverse. C'è sta roba qua, praticamente vedi che adesso non so. Non so esattamente da dove parta, se parte da Yoctadic Capacitor o se parte da dove cazzo parte, non lo so onestamente. Comunque c'è una serie di quest che forse parte dall'Advanced Crafting, forse. Vabbè, comunque parte da qua, e ti fa arrivare seguendo
una serie di crafting non troppo facili, penso, ti fa arrivare a questa cosa qua, si chiama Microverse, che, se non ho capito male, è la mod che Okrama sta utilizzando per minare mentre è off camera, se non ho capito male. Quindi presumo che non è dietro l'angolo come cosa da fare, però Okrama ha giocato esattamente, vabbè che lui forse aveva anche Miriam che giocava con lui, però Okrama ha giocato 2 giorni e 12 ore con la fidanzata che l'ha aiutato a minare per 12 ore, quindi fai conto che Okrama ha giocato praticamente 3 giorni. E lui in 3 giorni è già alla terza pagina del questbook, che praticamente lui dovrebbe, da quello che ci aveva scritto in chat l'altra volta, nella nostra chat, quella privata di Coso, ha fatto in 3 giorni, ha già il lore miner automatizzato, ecco. Così ho capito io. Poi, se non so di preciso cosa stia facendo Krama adesso. Comunque, magari automatizzo la botania e poi vengo. Ok, perfetto, va bene, Bimbo. Quando vuoi venire, se sei sempre benvenuto in tutti i sensi. Comunque, ti faccio un attimo vedere rapidamente la questione. Io sono alla prima pagina, come puoi ben vedere, però ho sbloccato la maggior parte delle cose. Allora, praticamente c'è questa qui, quella delle cake intradimensionali, che ti serve per teletrasportarti tra il mondo Void e il mondo Overworld. C'è Cacciatore, mi sembra che stia facendo questo ping pong tra Overworld e coso, il mondo normale. E io Kram e Yat non l'abbiamo ancora fatto questo rimbalzino, diciamo. E poi abbiamo tutte le quest da completare. Allora, visto che prima, quando sei arrivato, stavamo parlando degli scanner, vado a claimare questi 5 Omni Nickel, che sono praticamente per aver creato lo scanner, il modulo dello scanner. Poi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto il Pressurized Fluid Conduit, che sono quelli dell'Ender.io, detta proprio modificati per tipo per la Gregtek, non so, forse è una delle poche quest che non è modificata, questa sono standard. I conduit binder e il glass si fa uguale, se no c'è anche l'assembler che te lo fa in automatico, giusto per la cronaca, ma è una cosa più avanzata. È un sì, basic assembling machine, per dirti, alquanto complicato, però è fattibile, magari tra un po' è fattibile. Abbiamo craftato praticamente i cosi per l'acqua. Poi abbiamo fatto. Il gioco ti chiede di farti le 3 wrench. Allora, la wrench, questa di. Vabbè, qui dice Darnus Titanium Wrench, che è la wrench della Gregtek, detta proprio fra noi. La Yeta Wrench è quella dell'Ender.io, come conoscono tutti, è la wrench del Crash and Hammer, è la wrench della Thermal, e quindi che si è visto si è visto. Le abbiamo craftate tutte e tre, così abbiamo le 3 mod principali che vengono utilizzate nel pack, ce le abbiamo, e grazie, arrivederci. Poi cosa ci ha detto di fare? Ci ha detto di fare il More Materials, ci ha detto di trovare, che questa qui è una delle quest che mi ha fatto più dannare in assoluto, perché non trovavo il tin era improponibile da trovare. Poi con calma l'ho trovato. Praticamente abbiamo trovato del tin insieme al. Non mi ricordo se era insieme. Dovrei guardare queste mod. Ci sono cose tipo la immersive, la bottaglia. No. L'immersive qua non c'è, se non mi ricordo male. Qua c'è la Gregtek. L'immersive non c'è, la botania non c'è,
Perché è un mod pack, e la mechanism neanche. È un mod pack tecnico che utilizza la ex Industrialcraft, la Tech Reborn, moddata con la Gregtech, e l'Enderaio moddata con sempre la Gregtech, perché l'Enderaio permette la modifica dei crafting da parte della Gregtech. Ci sono solo, nel mio caso, 30 pagine di oggetti. Oltre a quelli vanilla c'è l'Atoli Addiction. Poi cosa abbiamo? Che forse alcuni oggetti dell'Atoli Addiction sono pure craftabili, ma non li ho mai cagati di striscio. Beh, non proprio craftabili, perché per esempio sto qua, il Diamond Drill, è già diverso. C'è l'Advanced Rocketry, che è quella mod che ti dicevo, perché ti manda su un altro mondo a fare il mining, è già qualcosa. Poi c'è l'Applied Energistic, però purtroppo è l'Applied quella, tra virgolette, stronza, nel senso che è modificata con la Gregtech, quindi purtroppo non vedi che è un po' incasinata da fare. No, aspetta, ho sbagliato a cliccare adesso, no, era un altro oggetto quello. Vedi il chip, adesso questo che ho detto qui è il Nano Circuit, è già avanzato, è un po' più incasinato, però non ho, è già un Extreme Voltage, è già molto avanzato questo qua come macchinario, quindi ho cliccato già su un oggetto avanzato. Comunque i cavi dell'Apple si fanno standard, cioè non metti l'alloy smelter, che è uno delle. Sì, le bestemmie le farmi velocemente, esatto. L'alloy smelter è uno dei primi oggetti della Gregtech che ti crafti, quindi è abbastanza facile fare il Flux Dust più il Quartz Fiber, anche perché il Quartz Fiber non devi neanche andare nel Nether, te lo trovi direttamente nel coso, nell'Overworld, quindi è abbastanza facile. E poi c'è l'Architecturecraft, che non serve assolutissimamente a niente, perché per adesso nessuno sta cagando l'estetica. C'è l'Armor Plus, che però sono dei crafting molto più avanzati. E poi c'è il CEU, che è una mod per far parlare assieme Gregtech e Thermal, praticamente i macchinari della Thermal con quelli della Gregtech. Poi abbiamo, la Chisel, perché abbiamo voluto mettere questa roba qua idiota dell'estetica, che non serve un cazzo, non sta cagando nessuno di noi di questa roba qua. Poi abbiamo tutta questa roba qui del micro mining, che non so come funziona, ma serve sicuramente. Qua, guarda questo qua che figo. Enderium Plated Micro Miner. Vedi, harvest extremely rare materials from every conceivable reality, da ogni tipo concezione della realtà, una roba del genere. Sarà iper complicato da fare, però sicuramente deve essere figa sta mod. Poi abbiamo Deep Mob Learning, che dovrebbe essere tipo una Loot Fabricator. Ti dico soltanto che il Loot Fabricator dovrebbe essere il Avaritia, perché la Gregtech non basta. Non è proprio la. Non, sì, c'è anche l'Avaritia, però non, ci sono degli oggetti che ti aiutano un pelino alle volte. E, aspetta un secondo solo, Vimor, perché mi è lampeggiato di verde la faccia. Abbiamo un Minecraft Dominator che ha lasciato il follow al nostro canale. Grazie, Minecraft Dominator, per il follow. E poi cos'altro c'è? Vabbè, Dance Materials, che non ho ancora visto. C'è la Draconic, che ovviamente sarà modificata. Come. No, la Draconic è già stronza di suo, quindi non l'hanno toccata. Andiamo un po'. No, la Draconic è uguale, non l'hanno modificata più di tanto. Giustamente, Vimbor ricorda che nel caso qualcuno volesse giocare con noi sul server, c'è la. Se volete fare la sub anche con Amazon Prime collegato a Twitch, va benissimo. Se può fa, non c'è nessunissimo problema. E
venite a giocare direttamente con noi. Tanto vado avanti a vedere le mod, se no mi perdo. Vabbè, c'è tutta l'Enderaio completa. La Draconic con la Drek, non, non è abbinata la Drektek, tranquillo, Wimbo. Poi ci sono, ecco, per esempio ci sono i Solar Panel della Solar Flux Reborn, che sono leggerissimamente modificati. Adesso poi li andiamo a beccare. Poi, come dicevo, c'è l'Extra Utilities, come ti dicevo prima, con tutte le varie forme di generazione di oggetti e cose varie. Poi vabbè, c'è anche l'Angel Ring lì, ho visto che c'erano gli Angel Ring da qualche parte, che sono craftabili effettivamente. Non so fino a che punto, ma sono craftabili. Chilotoni di liquidi vari ed eventuali. Ci sono degli extruder per qualche macchinario che non ho ancora scoperto praticamente. Poi abbiamo tutta la parte tutti gli oggetti della Grektek. Questi qua sono tutti le viti, le brugole, i calzi, i mazzi della Grektek. C'è anche il metallo polarizzato, non chiedetemi il perché, ma c'è anche questo. Poi c'è tutta la parte. C'è tutta la parte relativa ai chip, tra cui il Primitive Circuit, che io sono riuscito a craftare finalmente mentre ero off camera. Poi abbiamo tutti questi wafer qui, che sono ci sono dei laser che fanno cose, persone. Il candelabro gregoriano non basta, ma guarda, onestamente la sto prendendo molto con filosofia. Ho detto: quello che facciamo, facciamo, altrimenti intratteniamo il pubblico con bestemmie. Quindi non mi sono fatto troppi problemi. La prendo con filosofia: quello che si fa, si fa. Tutta parte della Grektek, tra rotori per i motori, per tutte queste minchie, blade per tagliare la legna, tutte queste belle cose, di qualsiasi oggetto. Qui c'è tutta la sfilza di macchinari della Grektek, che servono per fare cose, tutti i cavi che portano corrente fino a un 16 per, che portano il 16 per porta 2048 di corrente. Poi cosa abbiamo qua? Beh, cavi scoperti, che sono questi qua, e cavi coperti, che si chiamano cable, altrimenti si chiamano wire. Quindi se tu ti avvicini al wire, prendi la scossa; se tu ti avvicini al cable, che è rivestito in plastica, non prendi la scossa. Speriamo non venga singhiozzo. Altre cose altri oggetti della Grektek che non ho ancora, diciamo, conosciuto, più tutti i blocchi possibili ed inimmaginabili che servono. Questi qua sono tutti gli ore della Grektek. E poi qua abbiamo delle altre mod, tipo la Hooked. Una mod si chiama Inspiration, ma se è tutta roba per la cosa, è tutta roba per l'estetica, tutte minchiatine di sto genere. Poi abbiamo delle altre mod che adesso non le ho ancora viste tutte, la Logistic Pipe, che verrà utilizzata in qualche crafting sicuramente, ma no, onestamente non conosco la mod, però anche qua c'è la Grektek di mezzo, non l'ho ancora vista. Poi abbiamo la mod, sta qua, delle fornaci, che siamo un attimo bloccati con l'avanzamento. C'è anche una parte di Nuclecraft che non ho ben capito come funzioni, ma c'è la Nuclecraft, perché ci sono gli electric motor, il servo mechanism, il fission controller. Però, per nostra fortuna, non ci sono gli ore della Nuclecraft che ti fanno morire male. Non, è stata proprio tolta la parte anche dei vari oggetti della Nuclecraft, se non mi sbaglio. Poi abbiamo tutta la Redstone Arsenal, più il Package Extreme Crafting e tutte queste belle cose. Ci sono un po' di solar panel che non so quanto si possono craftare, ma sembrerebbero craftabili.
E bisogna vedere quanto rendono questi oggetti, perché onestamente non lo so. E vediamo un attimo l'energetic infuser, che sembrerebbe già volendo si può craftare, ma non stavo seguendo ancora la cosa. E ovviamente della thermal, se non mi ricordo male, hanno tolto tutti i macchinari, ovviamente, per fabbricare cose. C'è il Photogenic Isolator, il Compactor, l'Energetic Infuser, l'Arcane Isolator, il Glacial Precipitator, il News Extruder, l'Aqueous Accumulator, il Nullifier, il Thermal Mediator, Entangler, Item Allocator, Fluid Allocator, Condenser e cosa. No, hanno tolto praticamente tutti gli oggetti che ti segano, ti tagliano, ti disfano. È un po' una menata di cazzo, però. Almeno parte della thermal, qualche oggettino iniziale di utilità dovresti riuscire a farlo. Poi vabbè, ci sono tutti i vari drawer, ci sono i jetpack che ti fanno craftare, volendo, se segui la quest line correttamente, te li fanno craftare quasi subito i jetpack. Io dovrei craftarmelo effettivamente. Tutti i vari augmentation della thermal. Sicuramente modificati, come puoi ben vedere, con questa merda di coso ecco Vimbo, tu chiedevi la Grektek mischiata con la cosa, con la Draconic Evolution, l'hai appena trovata. Draconic Evolution, Thermal e Grektek, perché l'Emeraldic Gear fa parte della More Plate, ma questo crafting qui l'hanno preso. E la terra mischiata alle altre. Beh, sì, hanno comunque fatto un reso di fagioli. E poi vabbè, c'è la mod quella dei magneti che fa sempre parte della terra, ma questa qui posso già andarmela a craftare volendo. E poi c'è la Eggstone che non l'ho ancora. Non l'ho ancora cagata di striscio, però c'è anche questa mod qua, quindi sarà fattibile craftarla in qualche modo. Non so se è solo estetica o cosa. Di mod sono queste, sono relativamente poche. Diciamo che sono fattibili come mod, nel senso, non è così stronza come una volta la Grektek. Nel senso, la Grektek è stronza, però non così tanto. Nel senso che una volta la Grektek ti complicava il crafting, però la quantità di oggetti che tu trovavi in giro per il mondo era quella vanilla. Cioè, ti trovavi in una sessione di mining, magari ti trovavi per dire, non so, uno stack di ferro. Qui, quando trovi uno di ferro, vuol dire che hai trovato una vena intera da 2000 e più blocchi di ferro. Quindi capisci che tu vai a minare, ok, hai lo sbattimento di minare, però porti a casa un quantitativo di ferro che non sta né in cielo né in terra, è un quantitativo di ferro esorbitante, cioè proprio che per fare i primi passi nella Grektek ti basta, t'avanza e ti cresce pure. Io ho fatto i primi 2 o 3 macchinari della Grektek, giusto proprio base base, che adesso vado a piazzare, ho avanzato 2000. Sono partito che ne avrò avuti boh, tipo 3000, penso. Adesso non ho guardato perché ho minato a step, però l'idea è quella. Comunque, tornando alla nostra cosa, con molta fatica vi stavo dicendo un po' di qualche minuto fa, abbiamo trovato anche il tin, poca, ma l'abbiamo trovato, e quindi siamo riusciti ad avere anche questi oggetti qua. Questi oggetti qua, coal, tin, copper, redstone e gold, sono gli oggetti che vi servono principalmente per far partire la Grektek nello stadio base. L'unica rottura di scatole è che noi non abbiamo tanto tin, ne abbiamo pochissimo, e quindi quello è un grosso problema. Poi, from dust to the wire, abbiamo praticamente un altro step della Grektek che ci spiega che
Il Copper Dust mischiato insieme alla Redstone ci dà il Red Alloy Dust. Il Red Alloy Dust, una volta cotto, ci dà il lingotto. Dal lingotto possiamo fare le plate e i cavi. Una volta fatto questo, siamo a posto. Dobbiamo prendere il ferro, mischiarlo con la Redstone, avere il Conductive Iron. Dal Conductive Iron Ingot facciamo la plate e poi il wire. Tutto questo per fare cosa? Per poi arrivare a fare il Conductive Iron Energy Conduit, che è un crafting modificato della Thermal, con il conduit binder sopra e sotto e il Conductive Iron Wire in mezzo, che abbiamo fatto anche questo. Poi abbiamo fatto il Electronic Subcomponent, che praticamente abbiamo fatto dei resistori, dei vacuum tube e il Basic Coated Circuit, che sono praticamente tutte robe della Grektek, detta proprio papale papale, leggermente semplificata perché ovviamente è un crafting iniziale, quindi non richiede gran macchinari grossi per essere craftata. Un glass tube, che è semplicemente sono quattro tubi del cazzo, ma sia quattro vetri del cazzo, ma sia assieme, roba vanilla per fortuna. L'unico menata di cazzo è stato il resistore che voleva la carta. È per questo che all'inizio live vi dicevo che ho dovuto fare una farm di carta apposta per crearmi il resistore, perché altrimenti non ce la facevo. E claimiamo anche questa, già che stiamo andando avanti con la spiegazione. Poi, dopo che avevo fatto questa, avevo fatto i cable, che avevamo preso i Red Alloy Cable del crafting di prima, li abbiamo messi con la rubber sheet, che è la rubber martellata della Grektek, purtroppo. Abbiamo fatto anche questi qua, così da non prenderci la scossa se mai fosse. E poi siamo riusciti finalmente, dopo tanto tempo, a fare il nostro primo circuit con tutti questi componenti qua, e abbiamo ottenuto un chip base, ma proprio base base base, che adesso forse non mi ricordo se l'ho già usato, se forse l'ho già usato, quindi voi non lo vedete più, ma tanto mi servirà di nuovo. E subito dopo sono riuscito a craftarmi lo Steam Dynamo. Steam Dynamo della Thermal, che è il primo oggetto che vi fa creare corrente, nonostante abbia scoperto poi che ci sono i pannelli solari che vi fanno creare un minimo di corrente anche loro. Comunque, per lo Steam Dynamo c'è il Redstone Transmission Coil, che c'era il fa la famo quello che mi ha un altro blocco di quelli grossi che non sono mai che non sono riuscito a sbloccare fino a ieri sera, che era quello del silver, che non trovavo silver su sto cazzo di mondo di merda. Invece abbiamo trovato un pochettino di silver, siamo riusciti a fare finalmente queste stramaledette rod, che ci hanno permesso poi di fare l'iron gear, ce l'avevamo, il copper plate era fattibile. L'Iron Furnace l'avevamo già fatta, che è semplicemente il ferro, la fornace di pietra circondata di ferro. L'ultima cosa più complicata era l'Excitation Coil, che è praticamente il Red Alloy Plate che ci aveva fatto spiattellare nelle queste precedenti, più l'aggiunta di Redstone Conductance Coil, che ovviamente si fanno con il ferro, con l'oro. Raffinato, diciamo, a cavo, ecco, a rod, non a cavo, a rod, a bastone. Abbiamo fatto anche questo per nostra fortuna. Siamo riusciti a fare tutto questo, e in più abbiamo tirato avanti fino a stasera per riuscire a fare il LVCF. Il convertitore dell'energia, praticamente ti dice che gli RF vengono convertiti in EU, con una conversione di 4 a 1, come standard in tutti i mondi, se non mi ricordo male. E praticamente ti dice che dentro al CEF ci devi mettere le batterie per fare cose. Le batterie fanno da buffer di corrente, cioè tengono come fosse una mini batteria che tiene al suo interno anche altri oggetti. Ecco qua dove abbiamo usato il primitive circuit di cui sopra, come vi spiegavo prima. Poi abbiamo fatto, che è una cazzata, la Small Battery Hull, che è il contenitore della batteria vera e propria. Sono tutti qua nella cesta, adesso ve le faccio vedere.
E ultimo, ma non ultimo, abbiamo fatto il flux capacitor, che è praticamente un oggetto della Thermal che non ha un crafting troppo modificato, tiene 2,5 milioni di EU, e possiamo utilizzarlo come batteria. Possiamo usarlo come batteria dentro al CHEF, cioè al convertitore di corrente. Il CHEF non mi ricordo se era Converted Energy Format o Conversion Energy Format, una cosa del genere. Comunque abbiamo fatto anche questo per nostra fortuna. E poi, avendo trovato il silver, una volta che ho visto che potevo fare crafting, sono riuscito a farmi la silver furnace e anche la gold furnace, che è quella praticamente che abbiamo attualmente, perché poi lo step successivo è la Diamond Furnace, però come stavo dicendo prima quando è arrivato Vimbor, per la Diamond Furnace non ci mancano ancora ufficialmente i diamanti. E quindi finalmente siamo riusciti ad arrivare dove, tra virgolette, volevamo arrivare. L'unica cosa è, prima però di fare tutte queste bellissime cose, io volevo craftarmi due di questi oggetti qua, due di questi Augment Fluent Catalyzer, perché dice praticamente che questi Fluent Catalyzer aumentano la durabilità cioè ottimizzano la durabilità del carburante che c'è all'interno degli steam dynamo che noi utilizziamo, quindi opterei assolutissimamente di craftarli, perché ci servono per potenziare il nostro unico steam dynamo che abbiamo. E la cosa onestamente non mi dispiace per nulla. Quindi andiamo a fare un attimo oltre che mettere via i soldi, li mettiamo. Dov'è che li ho messi i soldi? Non mi ricordo più dove li ho messi. Aspetta, ecco, li ho messi qua dentro. Insieme agli attrezzi ci sono anche i soldi. Comunque, noi praticamente andiamo adesso a craftarci le rod d'oro, che non mi ricordo più come si fanno. Le rod d'oro sono con l'iron file e devo andare a prendere l'oro però. L'oro di oro ne abbiamo 386. Dovrebbe essere così, se non mi ricordo male. Eccolo qua. Purtroppo qua ce ne dà soltanto una per volta, ovviamente, tanto per cambiare. E adesso devo prendermi la redstone che non ho. Me ne servirebbero 8, se non mi ricordo male. Mi serve anche un crafting tipo così, così, così e così. E questi qua nel mezzo. Abbiamo due redstone sticazzi. E poi ci serviva gli Wood Iron, questi qua. Mi serve il martello che ho lasciato da un'altra parte, tipo qua dentro. E mi serve anche tipo del ferro da qualche parte. No, forse ce la facciamo già. Aspetta un secondo, se io faccio questo. Abbiamo 8 plate, si vede che avevo già in programma di farlo sta roba, quindi probabilmente l'avevo già fatta. Avevo già iniziato a craftare degli oggetti e vuole le plate e l'iron, quello normale, ok. No, l'iron questo qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi se noi adesso andiamo di qua, dovremmo riuscire a fare questi qua. Poi le plate le ho dimenticate qua sotto. Allora ci mettiamo questi qua così. E questi qua così abbiamo ben due Augment Catalyzer, molto bene. Ok, ci dà la quest completa, la claimiamo al volo. Non ci sblocca niente perché, come potete vedere, è una quest secondaria del modpack, quindi non era, diciamo, ufficialmente obbligatorio ottenerla subito. E poi abbiamo altri cose da fare. Abbiamo il battery buffer. Dunque,
No, per i battery buffer a gratta machine che possono essere filled, cioè fillerati, no, non è vero, non sono fillerati, si possono essere riempiti con le EU batteries to provide un ampere di potenza per ogni batteria che contengono. Posso averne 1, 4, 9 e 16 slot, quindi non si può fare diversamente, non puoi fare delle misure intermedie. Comunque sono tutte potenze scusate, sono tutti quadrati del numero base. E come tutti gli slot del crafting, cioè quello da 2, c'è quello da 3, c'è quello da. No, quello da 16 non c'era. Però con l'aggiunta delle altre mod stronze, probabilmente si fa così. Comunque, vediamo un attimo come si fa. Allora, questo qua si fa con il 16 per tin wire che noi purtroppo non possiamo fare. Noi non possiamo fare il tin wire perché ne abbiamo troppo poco. Di tin ne abbiamo, dovrebbe essere questo qua, il tin. Ne abbiamo 16 più quello che abbiamo fatto cuocere prima. Aspettate che butto via sto cazzo di Omnicoin che non me ne frega assolutamente niente. Ne abbiamo 33 di qua e 64. Potremmo provare a farla, ma non assicuro niente perché non ho una vena di tin a portata di mano. Questo tin qua, come vi dicevo prima, l'abbiamo trovato in mezzo a una vena di iron, forse, o una roba del genere. E l'abbiamo trovata per puro culo. Quindi non è detto che si riesca ad ottenere, ecco, cioè che sia così facile da craftare, ecco. Tin cable ricoperto, che è questo qua. In machine wool, le piastre di ferro, l'LV machine che è abbastanza facile da fare. Problema sono quei cavolo di cavi che sono una cosa micidiale, che ci fanno consumare un mucchio di tin che noi attualmente non abbiamo. L'unica cosa che posso fare, che ho visto che volendo si può forse, e dico forse, rushare un pelino, è, senza sperando che non esplodano gli oggetti, è confermare di aver concluso, perché è una quest autoconclusiva, nel senso che voi mettete la spunta, vi spiega praticamente di tutto quello che avete craftato fino adesso, di mettere tutto assieme. Dice: "Your steam diamond need burnable fuel like coal and water", che la water l'abbiamo creata con quell'oggettino là che fa genera acqua, genera RF che è da mettere dentro un energy conduit oppure con la wrench direttamente dentro il CHEF della Gregtec. Ci consiglia, una volta che noi mettiamo la spunta, di fare per velocizzare un po' le pratiche, diciamo, e anche per riuscire a ottenere le plate col compressor in modo un po' più decente, che dice che usa un oggetto, un coso anziché due, di utilizzare e di craftarci il wire mill e il compressor, che non ci farebbe poi così schifo. Quindi io proverei, ma non vi assicuro un cazzo, a claimare questa quest per dire sì, ok, abbiamo letto. Cioè, sì, ok, sappiamo cosa vuoi farci fare, e poi nella quest principale andare a prenderci l'LV Wiremill, dove si dice che bisogna farci 4 electric motor, che so già che bestemmieremo tantissimo, e il Wiremill base. Allora, the Wiremill is a major efficiency boost. Dice che ci dà una maggior fornitura di cose, di cavi, di filamenti,
Però servono prima dei motori. Allora, dunque dice che i macchinari della Gregtech sono costruiti in base al numero di componenti, in base al tipo di macchina che viene craftata, al tipo di a great number, i motori sono utilizzati in un quantitativo esorbitante di crafting, e dobbiamo essere sicuri di mettere i nostri motori in una work table, ce lo consiglia vivamente, fortemente. Dopo che abbiamo fatto i wearable, ci consiglia di fare un few stacks, alcuni stack di LV motor addirittura. Ma dice che praticamente nei prossimi, probabilmente ci serve di dice che praticamente non stiamo sprecando i materiali perché tutti i motori verranno utilizzati poi nei prossimi crafting. Poi ovviamente ti dice che man mano che tu accedi alle nuove ai nuovi oggetti, alle nuove factory, nuovi crafting possono automatizzare la produzione per tre, per tre, magari per te. Quindi praticamente dice di tenere frequentemente sotto controllo il tuo stockpile, dovrebbe essere i tuoi oggetti che hai nei vari slot dell'inventario, della cesta, dove cazzo li vuoi tenere, così in modo da autocraftarli con i macchinari della Gregtech prima ancora di dover bestemmiare nella Mike Antico, come pensavo di fare, ecco. Ma questo è un altro discorso. Comunque, io seriamente opterei veramente per fare questo adesso. Però, nonostante tutto, abbiamo anche delle quest secondarie da fare qui nell'angolino in alto a sinistra per partire con la Gregtech. Ci fa la prima cosa è la multi-block tweaker. Praticamente dice che ci sono delle strutture della Gregtech che ovviamente sono multi-blocco, quindi bisogna sapere che oggetto, che cosa stai mettendo dove, e praticamente ci dice che con il shift right click piazziamo un controllo per attivare un ologramma praticamente della questa struttura multiblocco della Gregtech, in modo che se noi piazziamo per errore un oggetto in un posto sbagliato, la struttura ci lampeggerà in rosso che dice: guarda che hai fatto una cazzata, hai messo un oggetto a monculo e non va bene. Sneak right click, vabbè, o sneak left click ti fa vedere i vari layer della costruzione, e tutte queste belle cose qua. Quindi questo qui poi la confermeremo un'altra volta con calma. Le machine cover, ecco, qua bisogna vedere cosa bisogna fare perché le cover praticamente aumentano, possono fare da upgrade per gli stessi macchinari della Gregtech, cioè praticamente ci sono delle cover che ti permettono di controllare non so, l'ingresso dell'acqua, l'uscita dei materiali, c'è da metterla, vedete sotto di me c'è la conveyor belt. Buonanotte Vimbor, buonanotte, non sogni troppo da Gregtech stanotte, mi raccomando. Possiamo mettere i filtri che forse non si leggono perché sono sotto la mia, no, sono appena qua sotto la mia foto. Puoi metterci filtri, puoi metterci cose, però per mettere tutti questi oggetti aggiuntivi alla Gregtech bisogna avere un piede di porco, detta proprio fra noi. Dobbiamo avere un piede di porco che si fa combinazione, e dico combinazione con la lazzurrite barra
lapislazzolo barra quello che è, che sono gli oggetti che stavamo cercando l'altro giorno, che abbiamo trovato involontariamente l'altro giorno. Si fa sempre col crafting azzurro, in tutti i modi possibili, ma qualsiasi materiale voi utilizzate serve il crafting in azzurro, quindi bisogna per forza farlo con i lapiscazzoli. Poi con la questione dello screwdriver, dobbiamo prendere lo screwdriver, dedica un, cioè come se lui svitaste un pannello, diciamo, di un macchinario per metterci l'uscita di oggetti, di fluidi, che siano, so, gas, o acqua calda, per dire, perché riuscite a craftarvi l'acqua calda con la Gregtech, cose del genere. Poi le machine core abbiamo visto, l'Inspector Gadget, che è quegli oggetti che ci chiedeva Vimbor prima di andarsene via, che sono quegli oggetti che servono i diamanti, giusto per la cronaca, per essere craftati, che sono quelli che ci permettono di costruire, copiare, scambiare gli oggetti con altri nel mondo che ci circonda, per velocizzare tra virgolette, le pratiche di costruzione. E quindi io opterei per, a questo punto, per provare a fare un cazzo di motore che non sembra complicatissimo, ma è particolarmente stronzo. Allora, dunque, il motore richiede un tin wire di merda, che adesso andiamo a craftare al volissimo. Allora, dunque, per i tin wire purtroppo dobbiamo utilizzare il martello. Ce ne serviranno un po', quindi facciamo che 1, 2. Devo metterci il martello dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Speriamo che ci bastino. Poi dal tin wire passiamo a... Dovremmo avere le forbici, che dovrebbero essere queste qua, che poi sono una troiata epocale, perché non ho mai visto... Cioè, quello che io mi lamento sempre della Gregtech, cioè voi non avete mai visto craftare steroce. Allora, praticamente voi considerate, qui si parla di lingotti, non si parla di briciole, no? Il lingotto, vabbè, come fanno vedere nei film, alle volte il lingotto di ferro è grosso così, più o meno, cioè sarà lungo una spanna ad occhio e croce un lingotto di ferro, un lingotto di ferro, buonanotte, un lingotto d'oro all'incirca. Nei film vedete che quando li prendono in mano all'incirca, a meno che non ci siano delle forme diverse che io ignoro, il lingotto d'oro, quello proprio massiccio, che fanno vedere, che è tenuto nei cavò delle banche centrali di sto cazzo, è largo una spanna e spesso un po'. Voi considerate una mattonella di quel genere, no? Che voi ne mettete due assieme, quindi vi diventa un affare alto così, no? Da così diventa alto così. Li smartellate, li mettete assieme, li fate diventare piatti. Da così, spessore così, diventeranno, per quanta forza che voi usiate, puoi anche inventarti che lo scaldi una bella, diventa bello largo, no? Diventa più largo della mia faccia, cioè nel senso è bello grosso, è bello, più sito della mia faccia, diventa più largo della webcam, non ci sta come segno da fare a mano, no? Quanto diventa largo. Voi considerate che da questo piatto enorme, larghissimo, tirate fuori un cavo di 1 metro, perché in Minecraft un quadretto è 1 metro, tirate fuori un cavo di 1 metro di tin, un cavo elettrico. Cioè, io mi chiedo, questa qui non è la Gregtech, questa qui è la Gregtech versione, se non l'avete visto bene prima, è la Gregtech Community Edition. Io mi chiedo, questa Community Edition, chi cazzo l'ha fatta? Perché la community di solito è un gruppo molto folto di persone che fanno la community degli streamer, la community degli youtuber, la community dei, non so, la community di, come si chiama, di Android, la community dell'Apple.
gruppi di persone appassionate di cose, persone, animali, di oggetti e minchiate varie, no? Ecco, io mi chiedo come la community della GregTech, se è intesa in questo modo, la community edition, cioè l'edizione della comunità, l'edizione creata dalla community appassionata di mod di Minecraft, come abbia potuto lasciare, nonostante la GregTech sia effettivamente migliorata da questo punto di vista per il crafting, perché non diventi scemo, più o meno, non diventi scemo come una volta a trovare gli oggetti, a craftare le cose, tutte queste ti danno chilotoni e chilotoni di oggetti, ti regalano dentro le vene di metalli, ti trovi un botto di roba. Però una cosa che non ho mai sopportato della GregTech è la totale assenza di realtà dal punto di vista dei materiali, come quando fai per esempio, quando adesso non ce l'abbiamo ancora da craftare, però quando voi fate la fusione di due blocchi con la GregTech, voi avete del copper da una parte e del tin dall'altra. Li mettete assieme e vi dà cosa? Vi dà il bronzo, no? Tendenzialmente dovrebbe essere il bronzo, se non mi sbaglio. Ecco, da due lingotti, supponendo che i Minecraft siano della stessa dimensione, dello stesso peso e tutte queste minchiate varie, li mettete assieme, li fate fondere, li colate in uno stampo, perché vi deve dare un lingotto? Dove va persa la materia di due lingotti per crearne poi uno solo? Cioè, se lo fondete assieme due cose, stessa cosa con il discorso delle plate, cioè allargo, spiano un pezzo di metallo, ne metto due assieme, li spiano e mi diventa così, non che mi diventa un affarino così che ci ricavo ritagliandolo sottile sottile, poi un cavetto lungo 1 metro di tin intrecciato come cazzo vi pare e piace. Cioè, sono quelle cose che non stanno in cintura, che io della Grecca non ho mai capito. Community Edition un cazzo, cioè mettetela a posto una buona volta. Volete farla simile alla realtà con i nastri trasportatori, vabbè, qui c'erano i sensori combinazione, con il robottino magnetico, il robottino che vi sposta gli oggetti, con la pompa elettrica che vi ciuccia via l'acqua o cose del genere. Ecco, va bene, ci sta a farlo. Non ho nulla in contrario, nel fare ste robe, però un minimo di logica nella quantità di oggetti che vengono usati non mi dispiacerebbe. Ecco, questa è una delle cose che non ho mai sopportato della GregTech. È come dire che non so, per fare un blocco per fare un anvil ti servono 20 blocchi di ferro. Cioè, non ha senso. Adesso l'anvil non so manco se è craftabile, ma penso di sì. L'anvil almeno è pseudo normale. Questo qui è un crafting vanilla, quindi non mi posso opporre più di tanto. Blocco of iron e ferro. Cioè, come minimo la GregTech ti avrebbe chiesto il blocco di ferro rivestito in titanio con dentro il piombo per renderlo pesante, con smaltato in sti cazzi per non farlo arrugginire mentre ci batti sopra col martello. Cioè, le cose che è un po' troppo assurde alle volte, secondo me. Ecco, c'è cioè, un tocco di ferro piantato in terra, per me è un anvil, quindi potrebbe andare bene. Anzi, ho visto video su varie piattaforme, soprattutto quella rossa, di gente che come anvil usa dei ciocchi di pietra che trova per terra, perché non può, quelli che simulano la vita al tempo dell'età della pietra o i primi uomini che scoprivano il ferro. Ci sono dei canali su internet che simulano, per non dire, la vita in quel periodo. E c'è della gente che, ok, magari sono delle pietre che hanno scaricato lì il giorno prima,
con un camion, può essere, perché magari si vede che sono dei video registrati fatti bene, non sono cose fatte a cazzo di cane, però io mi chiedo, cioè, se quelli lì possono usare una pietra, uno scoglio, cosa cazzo è che usavano, adesso non mi ricordo, come anvil, non vedo perché non si possa utilizzare anche qua, cioè, come in terra firmacraft. Utilizzi la prima anvil che usi per craftarti gli oggetti, una roba del genere, è un pezzo di basalto piazzato per terra, cioè non un anvil vera e propria, cioè un blocco di ferro massiccio. Sono quelle cose che ti lasciano sempre un po' perplessi qua con la Gretek, che la metà bastano. Comunque, a parte questo, che poi mi perdo nel criticare la Gregtech e non andiamo avanti. Allora, abbiamo detto Iron Rod e Magnetic Iron Rod che... Ah, interessante. Con l'Iron Rod, come cazzo è che si faceva con il cacciavitino, eh? Sì, aspetta. Allora, dunque. Facciamone 16 per adesso, poi vediamo se ci bastano o no. Vediamo un attimo che si può fare. Allora, 16 iron rod, perfetto. Me ne servono 4 rivestite di redstone perché devono essere tipo polarizzate, l'ho visto prima. Ne servono 16 perché per polarizzare un iron rod ne servono per qualche motivo 16. Allora, qui in alto ci mettiamo l'iron rod di qua, poi c'erano 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Poi facciamo prima motor, ecco. Qual è quello base? Poi siamo il copper wire, ce ne servono 4 per 4, sono 16. 16 copper wire, sti cazzi. Quindi qua sono già 32 di coso che se ne vanno, 32 di copper, mannaggia il cazzo. Dove sta il martello che l'ho perso? Martello e coso, grazie. Ah, c'è dell'altro tin qua, buono. Allora, dunque, il martello, lo smartello, eccolo qua. E 16 di copper, perfetto. 4 e 4, molto bene. Adesso una cosa che volevo capire era questa cosa qua. Io come cazzo lo riparo sta affare qua? Io vorrei riparare questo oggetto, no? Allora, vediamo un attimo, perché c'era sta cosa qua del riparare gli oggetti. Per riparare gli oggetti, allora dunque, gli unici oggetti che non si possono riparare sono il mortaio e il plunger, che non so che cazzo sia. Noi cosa abbiamo inserito qua all'interno? Niente. Dove cazzo è finito? Eccolo qua. Il wire cutter. No, però prendiamoci del cazzo di iron questo qua, no? Ne prendiamo uno, penso e spero che basti, no? Allora, sì, vado a mettere questo qua e poi ci metto questo qua di fianco. Oh! Al costo di uno, però ci dà almeno ci dà un po' di vitalità in più per gli oggetti. Oh, finalmente abbiamo riparato l'oggetto anziché doverlo ricraftare da zero. Oh, meno male. Finalmente. Allora, dopo dicevamo, questi qua li abbiamo fatti, sì. Cos'è che ci serviva adesso per LV motor? Il tin cable, che è il tin wire. Ok, perfetto. Quindi ce ne servono 2, 4, 2. Ce ne servono 2 per ogni crafting. Ce ne servono 4, quindi sono 8. 8 per 8, quindi qua sono 16. Porca puttana.
Devo andare assolutamente a trovare del tin perché se no non ci asciughiamo più. Ok, tin cable. E adesso mi serve la rubber che devo rivestirne 8, quindi me ne servono 16 di rubber. Ok, 16 di rubber, eccoli qua. Anche qui la rubber stessa roba, non capisco perché ce la fanno fare queste minchiate. 8 più 8, ok. E adesso qui in alto dovremmo riuscire a fare 8 più 8, perfetto. 4 electric motor, molto bene. Molto benissimo. E adesso ci chiede il basic wire mill, che sono altre due tin cable. Allora, oh, che cazzo. Allora, facciamo una roba. Noi, tra le altre cose, tra i vari oggetti che abbiamo fatto questa cosa qua. Il calculators. Allora, il calculators abbiamo da... allora, dunque. Ho sbagliato. Esci. Esca. Allora, dunque. Search recipe. Allora, dobbiamo ricercare il Ouire 1000. Non lo trova, perché? Non ci trovo il wiremill, perché? Oh, buonasera moderatrice, buonasera. Arriva giusto giusto in chiusura. Stia tranquilla. Allora, c'è stato poco movimento stasera. Ma come cazzo? Oh, eccolo qua. Abbiamo trovato, ok, basic wiring. Cosa ho fatto oggi? Allora, dunque, abbiamo fatto il ne serve uno per. Aspetti un secondo che arrivo, eh. Allora, qui ci dice. Devo capire come funziona sta cosa qua. Allora. Qua ci dice questo. Oh, ecco qua. Questo qui è un po' incasinato perché non capisco perché ci dia queste cose qua strane. Allora, dunque, sì, probabilmente c'era un po' più di concorrenza stasera, penso anch'io. Allora, dunque, facciamo New Recipe. Allora, nell'output ci mettiamo questo.
Ok, esc. No, non ci... Non capisco come funziona sto calcolatore, scusate un attimo. Tanto il calcolatore era uno degli oggetti da craftare, ci sarà il coso. Allora, dunque, craft yourself one and eat. And hit the button in the top left corner to quick overview. Ok, allora dunque. Non vuoi controllare il mio interface? No, allora dunque. The first thing is suggested to do is in the upper right input the recipe, which allow you to create and edit the recipe. Although the calculation required the recipe to be recorded. Ok. Pick the item from the J list and put in the slot in the upper left of the interface with all the subject. Ok. Displayed in the lower slot, the four button provide the option to display input, output, context and crafting step. Hai capito? Ma io prendo l'oggetto, lo metto qua. Questo qua me lo dà come input. Ah, ma devo metterlo io a mano tutte le volte? Ah, devo dire io a tutte le volte a mano. Devo dire, ho cominciato tardi, sì, un filino tardi, sì, perché mi sono... come si dice? Mi ha dato... Ho dovuto riavviare un attimo il pacchetto perché mi dava un errore locale in alto, in alto sulla destra. Adesso qua non si vede, in alto sulla destra, cioè dalla parte opposta della webcam, mi dava un errore con scritto... guarda che stai per morire, una roba del genere. Quindi era un po' un casino. Poi LV Machine All, aggiungi, salva. Guarda te che menata di cazzo. Cioè, sto scomponendo, cioè, praticamente sto scomponendo tutta la ricetta a mano per avere tutti i crafting giusti. Ma dimmi te se si può. C'è un po' una menata di cazzo, però. Almeno poi abbiamo tutta la roba prefatta. Non me l'ha preso questo. Apri change, ok, salva. Cioè tutte le volte devo dire fai tutto questo passaggio, che palle. Salva. Add label, clear grid. Dimmi te, cioè devo scomporre tutte le volte il progetto iniziale per... Cioè, qualsiasi roba io faccio, che voglio fare, che non ho, la devo scomporre così lui mi dà tutti gli oggetti singoli da utilizzare. Cioè, per dire, cioè, è una cosa micidiale. Tipo questa. Cos'è questo? Salva. Cioè, beh, ok, adesso a parte le cose qua. Invent detection enable o disable, non penso che cambi un cazzo. Custom
Scambia che mi sparisce qualche cosa, ma va bene lo stesso. Ah, vedi, qua ti dice i passaggi che devi. Ecco, vedi, adesso man mano che gliela faccio memorizzare. Come catalyst ha preso la crafting table, però, carino. E praticamente, una volta che gli ho fatto memorizzare a sto cazzo di calcolatore i passaggi, che perché è stronzo, non la fai in automatico, sta roba. Ti dice tutti gli input e gli output dei vari oggetti. Vedi, qui ho tutta la cosa scomposta, tutti i passaggi. Prima fai l'iron plate, poi fai il red wire, poi fai il glass tube, poi fai la carta, poi fai l'LVO machine cable nell'ordine in cui ho dato io, poi fai il red alloy cable, poi fai il coded circuit sti cazzi, poi fai questo qua è questo, il magnetic iron rod deve essere questo qua, aspetta. Perché lui probabilmente vede che io ho le iron rod in mano e quindi me le toglie dall'autocrafting perché legge che cos'ho nell'inventario. Non è brutta come cosa, però ciao, cioè è una menata di cazzo. Ci perdi più tempo a dirlo che a farlo. Comunque, no, signori, noi adesso siamo arrivati alle 2 ore di live, che io mi stavo di nuovo perdendo a fare i conti con il cazzafrillo lì, non ho visto che erano, diciamo, già arrivati 2 ore. E comunque, giusto per la cronaca, giusto per aggiornare la moderatrice, ho soltanto fatto vedere gli aggiornamenti che ho fatto a casa, però probabilmente ci ho perso un po' di tempo a far vedere tutte le cose che ho aggiornato, dalle fornaci ai drawer, alla miniera di sotto, ai campi, quasi, agli alberi, alle canne da zucchero e compagni, però probabilmente faccio un rapidissimissimo riassunto anche domani, perché stasera, non, essendo passata poca gente in live, e quindi sicuramente c'è qualcuno che arriva domani che sicuramente non saprà che cazzo ho fatto, come ho fatto ad arrivare a quel punto. Comunque, ho sempre il nostro caro amico Questbook pronto e disponibile a darci delucidazioni in base a tutto il nostro excursus di oggetti. E comunque, ufficialmente noi siamo arrivati al the beginning, al primo step della Grektek, che ci permette di fare finalmente sti cazzo di cavi di merda. Signori, io per questa sera vi abbandono. Ci si vede domani, dunque domani lunedì, sì, quindi salvo imprevisti, ci si vede domani sera, che faremo, forse, se riesco a fare tutte queste belle cose, faremo un bel po', spero, di oggetti spero tutti, ma dubito seriamente perché ci manca il tin che non troviamo. Il tin purtroppo è a livello base della Grektek. Posso fare il ride a Max? Guarda, siamo io e te. Per fare il ride a Max stasera non ha senso. Fossimo in 3, 4, 5, come 6, come al solito, fallo lo stesso. Ma lo facciamo, ma non penso che serva molto. Comunque, allora, sul suggerimento della moderatrice, andiamo a fare rapidamente il raid da Max, che è tardino, quindi scapperei anche a dormire, giusto per la cronaca. Signori, noi ci vediamo esattamente domani sera con i nuovi macchinari della Grektek. Facciamo tra esattamente 6 secondi, facciamo il ride a Max e per il momento noi ci salutiamo, vi auguro una buona notte e ci si vede domani sera. Ciao! E